Francesca Neri, perché i suoi no a Sanremo fanno scalpore. L'attrice Francesca Neri ha detto di no a Sanremo per ben due volte, la prima a Pippo Baudo, perché la dichiarazione ha fatto scalpore. Ospite di Pierluigi Diaco a Ti Sento, Francesca Neri ha svelato alcuni dettagli sul suo passato. Chiunque, invitato sul palco di Sanremo, vorrebbe accettare. Ma c'è anche chi non riesce a sopportare la pressione della kermesse. Ogni errore potrebbe costare caro. Ed è il motivo per cui lo stesso Checco Zalone ha impiegato anni prima di decidere di calcare il palco del festival. Eppure, i rifiuti della Neri stanno facendo scalpore. Perché? Francesca Neri ha detto di no a Sanremo per due volte. Sanremo è un palco difficilissimo. Non è solo apparenza, ma è anche e soprattutto sostanza, avere qualcosa da dire. Da mostrare, per convincere il pubblico in platea e gli spettatori da casa. Nel corso del programma di Pierluigi Diaco, la Neri ha svelato di aver rifiutato di andare a Sanremo, e più di una volta. Da giovanissima, infatti, ha detto di no proprio a Pippo Baudo. Se in questo momento fosse all'ascolto il direttore artistico di Sanremo, Amadeus, e ti chiedesse per la prossima edizione di fare una serata, prenderesti in considerazione la proposta? Alla domanda di Diaco è seguita una risposta che nessuno si sarebbe mai aspettato. Mi fa ridere perché in passato me l'hanno proposto più volte. Pippo Baudo, quando ero proprio giovanissima, e avevo appena fatto l'età di Lulu, ho detto di no. E non è stata nemmeno l'unica volta. Infatti, la Neri ha raccontato, poi, vabbè, insomma, un'altra volta e ho detto di no. Per la seconda proposta, tuttavia, non ha voluto dire il nome del conduttore. A Baudo ho detto di no, però ne abbiamo parlato e ha capito. Sì, però, è chiaro che ci sono delle cose che io non potrei fare, che non avrei saputo fare. A Sanremo ho detto di no perché avevo appena iniziato a fare l'attrice. Per me non esisteva, non mi sentivo all'altezza. Che cosa andavo a fare? Perché il rifiuto suscita scalpore. La Neri, dobbiamo dirlo, ha risposto con sincerità, un'attrice che è sempre stata schietta e diretta. Del resto, il suo pensiero non è nemmeno sbagliato. Perché sforzarsi di prendere parte a qualcosa che si reputa fin troppo grande? Invece di un'esperienza può trasformarsi in un incubo. Quel palco, che ha accolto nel corso degli anni alcune delle star italiane e internazionali più influenti, non è così semplice da calcare. Può infatti generare dei dubbi, delle domande, e soprattutto delle paure di non essere all'altezza, proprio come è stato per la Neri. Quei nonetti e secchi fanno scalpore. C'è chi vuole assolutamente sapere a chi ha detto di no per la seconda volta. O chi ancora ipotizza che sia un rifiuto recente, e dunque che abbia detto di no proprio ad Amadeus. Ma i ricami sono inutili, perché Francesca Neri non ha voluto svelarlo, potrà farlo in seguito, o forse mai, ed è una decisione da rispettare. In ogni caso, scalpore o meno, ci vuole coraggio a dire di no a un'occasione del genere, ma ancor di più a raccontarla.